campionatino, ma partita piuttosto brutta. La partita brutta interessa poco, interessa che abbiamo vinto invece su un campo difficile contro una buona squadra facendo un ottimo primo tempo. Secondo tempo ci siamo un po' troppo abbassati, ci è venuto un po' il braccino, però obiettivamente tranne qualche mischia non abbiamo mai rischiato niente, quindi per far bene, per portare a casa 3 punti come hai detto te di platino, bisognava fare questa partita. Abbiamo rialzato la testa subito dopo la brutta partita di domenica scorsa con la Sanremese, quindi è sintomo che questa squadra ha anche gli attributi. Siamo contenti di 3 punti davvero importanti. Come mai le scelte di Lorenzini e di Macabruni in luogo di ovviamente Ndiaye e Meite? Ma perché Macabruni rispetto a Ndiaye ci dà un pochettino più di fisicità e Lorenzini finora non aveva mai avuto l'opportunità di giocare, o giocava lui o Meite, e oggi credo che fosse giusto anche dare una possibilità a un ragazzo che si sta allenando come gli altri benissimo, tra l'altro ha fatto anche un buon primo tempo finché ce n'ha avuto, e quindi dai, tutti segnali positivi. Sono contento soprattutto per i ragazzi che passano le feste serene, perché ripeto, dopo domenica non era facile, e quindi sono contento per loro. Direi di positivo, di molto positivo, la capacità di soffrire, di negativo i ritmi un po' bassi. No, ti dico, secondo me abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, siamo stati bravi a fare un gol bellissimo nell'azione di Paola, che ha dato la palla a Biasci, che ha fatto un euro gol, però poi secondo me siamo stati proprio bene in campo, sia nel primo quando abbiamo cercato anche di proporre qualcosa, e sia nel secondo quando inevitabilmente la reazione del Savona ci ha messo lì. Noi, ecco, magari lì se vogliamo fare un campionato importante bisogna migliorare, acquisire un pochettino di più di personalità, levarci la paura magari di dosso e cercare di non difendere bassi come abbiamo fatto nel secondo tempo, però ripeto, poi alla fine tranne qualche mischia non abbiamo rischiato mai niente, quindi queste sono le partite che ti devono dare la consapevolezza di essere una squadra importante, forte. Te lo sai benissimo che non dico che siamo un cantiere adesso, però quei 4 nuovi arrivi inevitabilmente e con quei ragazzi che ci hanno lasciato qualcosa, non è che puoi avere tutto subito, quindi ripeto, questa vittoria è importante perché ti dà l'opportunità di lavorare adesso per 20 giorni ricreando quell'amalgama che c'era fino a qualche giorno fa, e è chiaro che questi giocatori ci hanno dato e ci devono dare un valore aggiunto per provare a giocarci questo campionato fino alla fine. Proprio parlando dei nuovi, mi sembra si conferma l'ottimo inserimento di Villagatti, che praticamente sembra un giocatore della Massese dall'inizio del campionato, mentre invece c'è un piccolo passo indietro di Barone e ancora di Paola mi sembra che non sia inserito negli schemi. Ma io e te si guarda il calcio un po' in maniera differente, perché invece io perché ti dico sì no, io ti dico la verità, per come ho visto io Barone oggi è stata la miglior partita che ha fatto. Di Paolo anche lui io l'ho visto invece più pimpante delle 3 partite che hanno giocato, secondo me questa è stata la migliore sotto l'aspetto fisico, e quindi sinceramente poi penso che abbiano solamente da migliorare loro, no? Proprio perché devono trovare i meccanismi dentro una squadra già rodata, e ripeto, loro devono essere il nostro valore aggiunto. E diciamo degli avversari c'era questo spauracchio Murano, mi sembra che non sia stato pericoloso, diciamo hanno fatto molto bene i difensori. Oh, secondo me poi sai, ripeto, il primo tempo secondo me abbiamo fatto un'ottima partita, nel secondo ci siamo solo difesi, quando una squadra trova tutti sotto la linea della palla diventa difficile per tutti, quindi poi magari hanno caratteristiche sia Mapello che Bojan di cercare la profondità, noi l'abbiamo tolta con l'atteggiamento del secondo tempo, quindi per loro è diventato un po' più difficile, però sicuramente una squadra che sarà lì a lottarsi questo campionato fino alla fine, ed è per questo che per noi sono punti importanti. Un'ultima notazione negativa, tanto per chiudere il strano. Praticamente a centrocampo la Massese non ha preso nemmeno un pallone di testa. Potrebbe diventare un problema nell'altra metà di campionato? No, io non penso, cioè perché
È un dato oggettivo. Vabbè, che non siamo molto strutturati, quello è fuori discussione, però abbiamo fatto 33 punti senza prendere palloni in mezzo al campo, quindi bisogna poi migliorare in altre circostanze, ma quello non mi preoccupa, insomma, anche perché questo è un campionato che la maggior parte delle volte, specialmente in casa da noi e poi in certi campi, si può giocare a calcio senza vedere pallonate, quindi prima di tutto devono essere giocatori forti tecnicamente e quindi io, insomma, il calcio lo vedo un po' così, dai. Ancora un'ultima cosa, facciamo gli auguri, visto che in settimana non hai voluto avere parte del nostro messaggio di auguri dagli spogliatori, facciamo gli auguri a tutti i nostri spettatori, oh no, tifosi della Massese e anche chi si interessa della Massese pur non essendo tifoso. No, io non ho voluto perché era giusto che fosse un momento che fossero i ragazzi a... Colgo l'occasione adesso ovviamente di fare gli auguri a tutti gli sportivi massesi, a tutti i cittadini di Massa. Di buon Natale, buone feste e soprattutto di un 2017 sereno e ricco di soddisfazioni per tutti. Te li faccio anche a te, anche se a volte sei un po' cattivo, però dai, va bene così. Quelli piccoli sono tutti cattivi.